Essere siamesi vuol dire essere legati da un rapporto in maniera indissolubile, ma tutti noi abbiamo esperienze di siamesità nel legame con i genitori, a volte con un amico, con un amore, a volte con una parte di noi stessi che c'è dentro e non ci abbandona, eppure avremmo bisogno di abbandonarla. E questo penso che significhi crescere, riuscire ad abbandonare parti di sé che nel tempo sono diventate zavorre, fardelli troppo pesanti che ci impediscono di essere noi stessi. Ecco, l'immagine delle gemelle siamesi è il simbolo di ogni legame indissolubile. Il loro taglio, la loro divisione è simbolo della necessità di farsi un po' male per ottenere però il premio della crescita, dell'affermazione della propria identità. Immaginiamo le due gemelle siamesi come un'unica persona, animata da forze contrastanti, il desiderio da un lato, la paura dall'altro, l'aggressività, la remissività, la forza, la dolcezza. Le ho riprese sempre insieme, realizzando dei primi piani che sono sempre dei piani a due, dei campi che contengono sempre anche il loro controcampo. Questo disegno estetico del racconto mi è servito per raccontare proprio questo, la dualità che è dentro di noi e la necessità ad un certo punto di far prevalere una di queste forze, altrimenti il rischio è quello di vivere sempre dilaniati da forze che vanno in direzione opposta. Mi piace che i film si concludano con un punto di domanda, non per sottrarmi all'onere della risposta, ma perché ritengo che la sorte concreta dei personaggi sia qualcosa che può essere appannaggio della fantasia di chi guarda. A me piace fantasticare sulle sorti future di un personaggio una volta che il film è finito. Quello che mi interessava era dare a loro la libertà di scegliere se vivere insieme o separati. Io guardo il mio paese con gli occhi di un uomo innamorato, e quindi vibro contemplandone la bellezza sublime, soffro vedendo la violenza che è stato costretto e che è costretto a subire. L'Italia è mia madre e devo onorarla.